Un saluto a tutti. In questo video vorrei parlarvi delle 15 cose che molto probabilmente molti di voi non sanno sul cristianesimo. La prima è la pentarchia. Molti di voi non sanno, molto probabilmente, che in origine la Chiesa non era retta dal Vescovo di Roma, cioè il Papa, ma da ben 5 patriarchi. Uno in Occidente, cioè proprio il Vescovo di Roma, appunto, e altri 4 in Oriente. Che però il più importante di questi 4 era quello di Costantinopoli. Con lo scisma d'Oriente, poi i 2 patriarchi si scomunicarono a vicenda e la chiesa si divise. Se effettivamente ci fosse già all'epoca il primato di Pietro, è ancora oggetto di discussione. Sta di fatto che se questo fosse vero, comunque sia, ciò deriverebbe dal fatto che Roma era la città più importante e potente al mondo. E dopo di essa c'era Costantinopoli. Ma nella pratica, comunque sia, c'era a Costantinopoli il cesaropapismo, cioè praticamente erano gli imperatori d'Oriente a comandare sulla Chiesa. Il vescovo contava poco e niente. Ma anche in Occidente la situazione non era molto diversa, praticamente erano gli imperatori, soprattutto ai tempi di Carlo Magno, a comandare al posto del Papa. Secondo il Concilio di Nicea, era infatti il vescovo di Roma il più importante, dopo di esso era il più importante quello di Costantinopoli, poiché la prima era la vecchia Roma e l'altra la nuova Roma. Il Concilio di Nicea è venuto nel IV secolo dopo Cristo, quindi non c'era ancora l'impero romano. Ma ciò non significa che il vescovo di Roma comandasse tutta la Chiesa, anzi, spesso era l'imperatore oppure gli imperatori a comandare, sulla parte occidentale o su quella orientale. E comunque bisognava convocare i concili ecumenici per prendere le decisioni. Era in essi che si discuteva di materie di fede. Il primato di Roma, seguito da quello di Costantinopoli, no, era insieme ai concetti di patriarca e di diocesi, erano tutti concetti che derivano dall'organizzazione politica dell'impero. San Pietro non fu mai trattato come papa o come capo dei cristiani e né si comportò mai come tale. Nella Bibbia non viene mai menzionata questa parola, o il fatto che Pietro fosse il capo della Chiesa degli Apostoli. Le decisioni venivano prese insieme nei concili, tanto è vero che addirittura Pietro e Paolo entrano in conflitto d'opinione. Non è che Paolo si sottometteva a Pietro perché Pietro era il Papa. Comunque la questione resta aperta, non si sa nemmeno quando è entrata in uso la parola Papa.